Amici, bentrovati al quarto appuntamento di Modelli di Misericordia dedicato a Don Francesco Mottola. Siamo ancora qui nella casa natale di Don Francesco e questa puntata la dedichiamo al tema della carità. Quest'ambiente ritrae un po' quelli che sono i simboli, i segni, i luoghi dove la carità ha trovato la testimonianza di Don Francesco, ma soprattutto quei luoghi dove ancora oggi, grazie al lavoro, all'impegno, al volontariato e alla missione delle oblate di tante persone, continua l'opera di Don Francesco. A tale proposito abbiamo sentito Don Sergio Meligrana che ci racconta dalla casa madre questo aspetto importante dell'apostolato di Don Francesco Mottola, che è la carità. Ascoltiamolo in questa intervista. Siamo presso la casa generale con Don Sergio Meligrana, a cui diciamo grasie per questa disponibilità. Trasferiamo in modo concreto un aspetto molto importante che ha caratterizzato la vita ma anche l'opera di Don Mottola, la carità. Per cui a te la parola per questa tua testimonianza e soprattutto ecco, per far comprendere a tutti quanti quanto è importante oggi più che mai ecco, essere impegnati nel tema della carità. Sì, diciamo che la carità, la necessità della carità si impose a Don Mottola durante il suo ministero pastorale, perché da direttore dei giovani di Azione Cattolica li portava in giro in quelli che erano all'epoca i tuguri della città di Tropea per portare conforto, medicine, cibo a anziani e poveri che erano abbandonati in queste strutture, diciamo così, non proprio salubri. E attraverso questo atto di carità, Don Mottola maturò l'idea che per quanto sforzi si facessero per portare medicina e cibo, se queste persone non venivano tolte fuori da quell'ambiente insalubre, sarebbe stato tutto inutile. E allora gli viene l'idea di creare una struttura, che è appunto la Casa della Carità, in cui poter portare soprattutto anziani, ma anche bambini abbandonati, e offrire loro un rifugio che fosse igienico, decoroso, rispettoso della loro dignità. Nonostante siano passati diversi decenni, questo messaggio è più che mai attuale, basta collegarsi alle parole di Papa Francesco, ecco, questo Papa che invita tutti noi a fare la carità. Allora ecco, vorremmo che attraverso anche questa nostra testimonianza ognuno potesse comprendere che nel proprio può essere strumento di carità, non ha importanza tante volte quanto si dona, ma come si dona. Sì, beh, da questo punto di vista diciamo che la carità è uno degli aspetti essenziali della vita della Chiesa. I poveri, dice Gesù, li avrete sempre con voi. Si tratta semplicemente di volta in volta di capire chi la società mette fuori, mette al margine. Ci sono gli scarti del tempo in cui viviamo, per usare un'espressione del Papa. Don Mottola avrebbe parlato in dialetto di nullo du mondo, cioè quelli che il mondo considera nessuno. Ai suoi tempi erano anziani e bambini, quindi la sua attenzione si focalizzò su questi ambiti qua. Oggi possono essere da un lato i migranti, soprattutto i minori abbandonati. Per non dimenticare i giovani, Don Mottola creò questo gruppo di giovani che poi divennero gli oblate del Sacro Cuore, anche per dare a questi ragazzi un'ala, per tirarli fuori dalle condizioni solite, dalle attività solite, e per fargli capire che c'è di più, si può fare di più,
E questo di più lo si fa testimoniando la propria vita cristiana nel servizio. C'è un'altra povertà per la quale bisognerebbe fare tanto ancora di più ed è quella spirituale, quella valoriale. Tu sei cresciuto in questo ambiente, nell'ambiente degli oblati, sei diventato anche sacerdote, quindi anche testimone di questo percorso formativo che oggi ecco, noi vogliamo anche trasferire come modello sano, come modello per i giovani, per quei giovani che sono troppo distratti dal rumore del mondo, quel rumore che sappiamo non gli dà nulla quando va bene, ma gli toglie tanto quando negli altri casi. Quando Don Mottola pensa alla Casa della Carità, lui non pensa solo a rispondere a un'esigenza immediata di assistenza, ma pensa di creare un luogo che diventi anche testimonianza. Lui dice la casa è un luogo in cui noi testimoniamo l'amore di Cristo, noi diremmo con il linguaggio nostro di oggi, la casa è anche un luogo di evangelizzazione proprio attraverso il servizio. E quindi questi ragazzi che lo seguirono e che poi diventarono gli oblati e le oblate sono stati coinvolti proprio in questa sequela testimonianza del Vangelo attraverso il servizio. Ed è una cosa che credo vada bene anche per noi oggi, basti pensare a quanti ragazzi e ragazze il volontariato in genere coinvolge e a cui fa scoprire esperienze nuove di servizio che magari gli cambiano la vita. Stiamo vedendo ora le immagini di questa casa. Vorrei ci raccontassi a conclusione di questa piacevole chiacchierata un po' quello che è lo spirito, la mission dell'associazione, ma anche la storia di questo fabbricato, che è un fabbricato importante per quelli che sono stati i contenuti di un tempo, ma anche quelli che lo sono oggi. Sì, beh, la fondazione si occupa, come dicevo prima, statutariamente di tutte le povertà, anche se praticamente i mezzi sono quelli che sono, quindi ci siamo concentrati e sull'assistenza agli anziani con le case della carità che ospitano anziani e un centro a Vibbo dove si fa rieducazione motoria soprattutto per i bambini che hanno degli handicap. Quindi questo è il nostro servizio, oltre a quello di diffondere e far conoscere la figura del nostro fondatore, di Don Mottola. La casa non si presta più perché purtroppo è una casa di altri tempi e richiederebbe ingenti lavori. È ancora un luogo che per noi è un segno, una testimonianza di quello che con poco il nostro fondatore ha fatto ed è anche il luogo dove noi ci riuniamo nelle nostre attività formative, proprio perché vogliamo che sia la radice, quest'opera, da cui poi si diparte tutto l'albero delle nostre opere. Radice e soprattutto ecco, continuità a sì. Quella che è l'opera di Don Mottola. Grazie Don Sergio. Ci mancherebbe. Dopo Don Sergio avremo modo di sentire anche Sara, avremo modo di rincontrare la signorina Lucia, ma prima ascoltiamo le parole di Don Francesco Mottola. Ho bisogno di te come del fuoco l'assiderato dopo una giornata lunga di lavoro in mezzo a tempeste di vento gelido. Jesus ignis ardens. Ho bisogno di te come ha fame del pane della sera per poter riposare in pace, con chi ha sete dell'acqua della fonte lungamente cercata. Ho bisogno di te come dell'aria ad ogni istante perché la vita stroncata dall'asfissia non muoia. Veni, Domine, Jesu. La casa madre, Betlem, la casa della carità di Tropea Marina,
e quella di Vibo, sono i luoghi in cui continua l'opera e l'insegnamento di Don Francesco Mottola. Siamo stati a Vibo a intervistare, a sentire Sara Barbuto che ci parla delle opere di carità da questa casa, dove tanti sono i fratelli e le sorelle che ancora oggi riescono a percepire l'amore e il calore di Don Francesco Mottola. Tema di questa puntata andiamo a conoscere un'altra realtà che ci porta all'opera, alla spiritualità di Don Mottola. E conosciamo Sara soprattutto, la ringraziamo per questa ospitalità, Sara. A voi. Con te parleremo di un aspetto importante, di quello che in qualche modo noi vogliamo trasferire a quelle persone che tante volte non comprendono quanto è bello anche essere laici e soprattutto quanto si può fare del bene anche in questo ruolo. Tu rappresenti il settore femminile delle Oblate e su questo ecco vorrei che spiegassi cosa significa ecco per voi portare avanti l'opera di Don Mottola, ma con delle opere concrete. Siamo in questa casa dove la carità viene donata ai più piccoli del Vangelo, li voglio definire così, con grande amore, con quell'amore che Don Mottola ha lasciato in ognuno di voi e quell'amore che deve essere trasferito anche agli altri. Ecco, ci troviamo appunto, come dicevi, in questa struttura, in questa casa della carità, voluta da Don Mottola. Lui prima di morire, lui è morto il 29 di giugno, i primi di giugno è venuto a fare una visita ai ragazzi. Ragazzi che prima vivevano in questa casa, quindi ha avuto una grande evoluzione, un'evoluzione che si è attenuta all'evoluzione sociale. La mia vocazione è nata qua, è nata in questa casa, con i ragazzi disabili, con ragazzi gravissimi, ripeto, disabili. In questa casa che cosa si tende a fare, anche con il personale, a far percepire che le persone che hanno in mano, quindi avete visto come le fisioterapiste lavorano i piedini dei bimbi, e questa è una struttura che si interessa in particolar modo della riabilitazione dei bimbi, anche dei neonati, abbiamo dei neonati, per far capire che queste persone che soffrono, e non solo loro, i bambini che sono, ma anche le famiglie, quindi si accolgono complessivamente questi bambini, cioè complessivamente nella loro complessità, la loro sofferenza con la sofferenza della famiglia. Quindi una volta non c'erano, per esempio, l'equipe psicopedagogica, quelle di supporto all'interno, cioè. E la psicologa è molto, molto di supporto alle famiglie, come la neuropsichiatra, come le varie fisioterapiste che ci sono, i vari fisioterapisti. Quindi questo è l'attenzione che si ha a chi soffre. D'altronde c'è un messaggio chiaro e si respira entrando qui in questa casa sin da subito. Ecco, a fianco le sale specialistiche, quindi le varie sale dove le terapie vengono erogate e praticate, ci sono dei simboli forti della nostra fede. Ecco, stiamo vedendo questa grotta ricostruita all'interno con la Madonnina. Ecco, vogliamo dire, Sara, in conclusione di questa piacevole chiacchierata, quanto è importante per quelle famiglie che ancora oggi non hanno compreso e soprattutto non hanno toccato con mano come la sofferenza nel percorso di Dio diventa grazia, diventa forza.
vogliamo aiutare loro nel far capire che anche la disabilità ha un suo senso e soprattutto, ecco, può essere trasformata da negatività a positività. E non è facile fare questo passo di grande presa di coscienza, perché una mamma, un papà che hanno un bimbo sofferente fino dalla nascita, o chi lo diventa anche cammin facendo, non è detto che bisogna nascere disabili per poter capire, ecco, c'è bisogno di grande cuore vicino a queste persone, cuore che accoglie, cuore che ascolta, cuore che è qua. Subentra la nostra misera, direi, realtà nello stare accanto alle persone, perché non è facile riuscire ad intuire o a trasformare, se non si è fatto un cammino di fede, a trasformare una sofferenza in un dono. E queste sono le cose che danno senso alla vita. Però qua dovrebbero parlare veramente tanto le mamme e i genitori che hanno questi tipi di problemi. Ecco, noi abbiamo questo mandato di stare accanto alle persone con questi tipi di problemi o con altri problemi. Ecco, il consacrato, la consacrata è una persona che appunto condivide, che supporta non solo fisicamente, ma anche con la preghiera, con l'offrire questa sofferenza a posto di un genitore che magari non ha la forza di farlo. Sara, grazie per tutto quello che fate e auguriamo anche in modo particolare a queste famiglie di poter incontrare la fede, incontrare Gesù che riesce a fare di queste trasformazioni. Grazie ancora. Bambini, ragazzi diversamente abili, persone indigenti, un'altra categoria di persone amate in modo particolare da Don Mottola sono gli anziani. Siamo stati a Tropea, nella casa dove la signorina Lucia ci ha parlato di questa grande opera di carità. Signora Lucia, con lei continuiamo a parlare di un tema molto caro a Don Mottola, un tema carissimo a Papa Francesco, la carità. E la carità in Don Mottola, la virtù teologale. Amore a Dio, amore al prossimo per amore di Lui. La casa della carità sono nate un po' dopo l'esperienza che lui ha fatto dei tuguri di Tropea, perché Tropea è un po', oggi non dobbiamo guardarla, se la guardiamo con gli occhi di oggi, Tropea non era così nel 33, c'erano i tuguri, dove ci sono a Tropea abitualmente adesso le boutique, i negozi con i gradini sottoterra, lì erano case senza finestre, senza balconi, senza infissi, e Don Mottola, giovanissimo, portava questi giovani a visitare. Quindi perché sono nati poi le case della carità? Perché che succedeva? Che poi si andava dopo una settimana, soprattutto le signorine andavano, pulivano, dopo una settimana l'umidità, la sporcizia era identica alla precedente, quindi questa povera gente viveva così abbandonata. Allora Don Mottola ha pensato, non è umano, non si può continuare, non è questa la carità.
Oggi questa accoglienza continua ad esserci, seppur chiaramente al passo con i tempi. Sappiamo che la casa madre, anche per questioni legate a quelle che sono le autorizzazioni, la burocrazia, definiamola così, non è più idonea per fare quello che faceva oggi. Ma questo non ha significato per voi interrompere questa missione di Don Mottola, perché continua in altre strutture, e quella nella quale ci troviamo e della quale ora stiamo vedendo le immagini un po' ci riporta a tutto ciò. Lui diceva che voleva la Casa della Carità bella, prospiciente il mare, dove le persone ospitate potessero godere, chiedendo, perché le oblate chiedevano, facevano la mendicazione, anche per mantenere le ospiti che c'erano nelle case, però questo discorso poteva non durare sempre, certo. Non era più adeguato ai tempi che si vivevano, e allora si è pensato a questa casa così grande, dove ci sono stanze singole, stanze doppie, bagni all'interno, giardini, saloni, ricreazione, la casa è aperta al territorio. Ieri abbiamo avuto l'ultimo concerto di musica sinfonica, perché ogni mese vengono da fuori a intrattenere le nostre anziane, e non solo, ed è aperto anche al pubblico. C'è del volontariato, le nostre anziane lavorano, è un laboratorio. È un vivaio. Un vivaio anche spirituale, perché qui attraverso la cappella che stiamo vedendo c'è anche la possibilità di incontrarsi ancora più intimamente con Gesù, con Dio, ecco, con quell'entità che sicuramente dà un senso alla vita di ognuno, alle sofferenze, alle gioie, ai dolori. Lei ha toccato un tasto che per Don Mottola era fondamentale. Don Mottola usava una terminologia eucaristica per il servizio ai poveri. Nell'Eucaristia c'è il corpo di Cristo, nei sofferenti, negli ammalati c'è il corpo di Cristo. E Don Mottola vedeva nel servizio ai poveri lo stesso Gesù che vedeva nella contemplazione, perché le due cose si fondono, non sono staccate, sembrano due discorsi diversi, invece tutto uno, è tutto uno. Quindi, quindi considerava la casa, ecco, la casa, tutte le la casa della carità come santuario sacro. Chiudiamo questa piacevole chiacchierata, signora Lucia, per la quale dico grazie di cuore, con una lettura contemporanea di questa povertà. Oggi sappiamo che i nuovi poveri, cosiddetti anche come li definisce il Pontefice, non sono solo coloro che vivono situazioni di indigenza legate economiche e beni materiali, ma anche quella povertà che tante volte vede abbandonare le persone. Pensiamo agli anziani, pensiamo ai diversamente abili, a quei piccoli del Vangelo che invece con l'opera di Don Mottola sono i grandi e ai quali voi siete sicuramente legati e attaccati in modo particolare. Intanto per povertà oggi, quella che dice lei, anche noi per esempio non prendiamo semplicemente in questa casa, non è che ci sono semplicemente i poveri che non hanno la pensione alta, che non hanno uno stipendio, ma gente che sta bene dal punto di vista economico, ma perché è sola, è abbandonata, i figli lavorano. Ci sono delle situazioni oggi che non erano quelle di ieri, e noi siamo aperte a questo nuovo modo di vivere, siamo incarnati, il nostro stare nel mondo è secondo i tempi, secondo i luoghi. E allora mi si permette anche di dire un'altra cosa, che Casa della Carità non è semplicemente l'immobile, l'istituzione. La Casa della Carità, lo diceva a noi oblate, ma va bene per tutti i cristiani. Certo. No? È ogni persona che ha il cuore aperto all'accoglienza dell'altro. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie anche alla signorina Lucia, grazie a voi che ci avete seguito, e chiudiamo questa puntata con le parole di Don Francesco Mottola.
Che io veda, oh Padre, la tua faccia. Che io senta, anche se sarò terribilmente solo, nel fondo del cuore il tuo sorriso. Perché ogni cosa si riduce a due termini soli: l'anima e Dio. In questo rapporto essenziale ogni dolore è dolore e ogni amore è amore. Ti chiedo, Signore, di rimanere sempre in questa divina unità. Ti chiedo di essere l'ostia pura, in cui la tua sostanza si riposi, e tutto rinnego per te. Io ho iniziato il mio vero cammino di maturazione nella fede attraverso il diario dello spirito di Don Mottola. Don Mottola con la sua vita ha generato amore e a sua volta questo amore sta generando amore, secondo me. Quello che mi ha sempre affascinato del messaggio suo, ecco, che questo essere per gli altri, essere tutti per gli altri e per Dio, poteva essere espresso da tutti, dai religiosi, dai laici. La santità è per tutti. La santità è la comune chiamata, è la comune vocazione che il Signore ci ha messo, ha seminato nel nostro cuore sin da quando è sbocciata la nostra vita e che rendiamo visibile con il nostro battesimo.